Buongiorno, sempre per la serie Le nefaste conseguenze dell'avere un sacco di tempo libero. Apprezzerete il fatto che comunque ho deciso da adesso in poi di indossare una maglietta per risparmiarmi i miei capezzoli. Ho deciso di tenere per voi un corso di grammatica giapponese basato sull'adozione di questo testo che è appunto intitolato Grammatica giapponese Nihonkoboppo. Di Eritoda Heppli nella sua seconda edizione. Speriamo di non avere rotture di palle con i vari diritti d'autore e cazzate varie. Comunque io diciamo che mi appoggerò nelle mie spiegazioni a questo testo. Per il resto, invece di pedissequamente leggere il libro, cercherò di creare dei sunti, insomma, delle spiegazioni semplificanti, minimaliste, ma efficaci per aiutarvi a imparare il giapponese senza illudervi che sia semplice, perché è una lingua, diciamo, magari non complessa in assoluto, ma decisamente diversa dall'italiano. Va bene, cominciamo un po'. Vediamo le principali caratteristiche della lingua giapponese e qui devo abbastanza leggere quello che c'è scritto sul libro. Va bene, recitiamo. Il giapponese è una lingua agglutinante, vale a dire una lingua in cui gli elementi invariabili, come la radice dei verbi e degli aggettivi, i sostantivi, gli avverbi, le particelle e gli elementi suffissali, variabili e non, suffissi verbali e grammaticali, si allineano senza fondersi e senza adattarsi, rimanendo quindi riconoscibili foneticamente e avendo ognuno un unico valore grammaticale alla volta. In quanto lingua agglutinante, basata sul sistema della suffissazione, presenta quindi dei suffissi posposti ai verbi, agli aggettivi, ai sostantivi, ai pronomi, agli avverbi, alle onomatopee, che ne indicano i valori grammaticali. Sempre per l'appartenenza alle lingue agglutinanti, il giapponese è regolato anche dal sistema della posposizione di particelle agglutinanti dopo gli elementi di una frase, per esplicitarne i rapporti e le funzioni grammaticali all'interno di un enunciato. Le particelle agglutinanti finali hanno la funzione di esprimere lo stato d'animo del parlante e assolvono il compito della punteggiatura, sostituendo, per esempio, il punto interrogativo o esclamativo. Nel linguaggio moderno, soprattutto informale, viene però talvolta utilizzato il segno grafico del punto interrogativo o esclamativo, come si potrà riscontrare in alcuni esempi. L'ordine dei componenti di una frase è quello definito SOV, soggetto, oggetto, verbo. L'oggetto, retto dal verbo, lo precede e di conseguenza, caratteristica questa importantissima, il verbo, la copula o il predicato aggettivale costituiscono la parte finale della frase. L'aggettivo ha una coniugazione simile al verbo. Esso è una proprietà del tempo e della modalità, ma non del genere del numero. I sostantivi non conoscono genere e solo in alcuni casi è possibile, attraverso delle costruzioni apposite, esprimere la pluralità. Per un'indicazione precisa del numero vanno usati i numeri e i classificatori numerali. I pronomi hanno una parziale divisione in genere e non hanno numero, ma talvolta, come per i sostantivi, si può usare una costruzione per l'indicazione di pluralità. Il soggetto di una frase è tendenzialmente sottinteso. L'uso dei pronomi personali è molto limitato e di norma ci si riferisce a una persona utilizzando il nome proprio, seguito o da un suffisso generico come san, o da un suffisso che indica il ruolo o la carica della persona in questione. È presente nel giapponese il concetto di tema, vale a dire di un elemento che non è necessariamente il soggetto grammaticale di un enunciato, bensì ne costituisce l'argomento centrale. A questa problematica è strettamente legata la distinzione tra le particelle agglutinanti wa e ga affrontata nel testo. Tutti gli elementi che modificano precedono l'elemento che viene modificato. Quindi, per esempio, gli aggettivi precedono i sostantivi. I sostantivi sono preceduti dall'elemento che indica il possesso, eccetera. Come ulteriore applicazione della caratteristica appena messa in evidenza, le frasi relative sono considerate dei modificatori o attributi dei sostantivi ai quali sono riferite. Non esistono pronomi relativi e tutto quello che è relativo a un nome deve precederlo. È presente un complesso sistema definibile come linguaggio relazionale, composto da un linguaggio onorifico, cortese e umile,
che nell'insieme rendono il giapponese una lingua estremamente legata e dipendente dalla situazione nella quale viene espressa. Il sistema prevede delle variazioni che riguardano verbi, sostantivi, aggettivi, avverbi, prefissi e suffissi. E questo era tutto quello che mi pare sia sufficientemente interessante, stimolante e rilevante per quanto riguarda la presentazione delle caratteristiche della lingua giapponese. Ci vediamo al prossimo video in cui cominceremo a trattare il primo argomento che è morfologia, sostantivi. Ciao!